Ed eccoci tornati in diretta con la nostra Trading Week. Ecco, abbiamo già svelato, no, mettiamoci sul nostro sito lefonti.tv dove potete trovare tutti i riferimenti relativi proprio alla settimana dedicata al trading che prosegue. Naturalmente questa è la seconda giornata con tanti live, tante tavole rotonde con i diretti protagonisti del mondo del trading e dell'analisi finanziaria. Insomma, naturalmente lo scopo è quello di far luce su quello che sta accadendo sui mercati. E allora, naturalmente è un modo anche per consentire a chi vuole avvicinarsi al mondo del trading di venire a contatto con appunto i diretti protagonisti. Se volete saperne di più, visto che proseguiremo per tutta la settimana sul nostro sito lefonti.tv, potete seguire tutti gli aggiornamenti attraverso nella nostra sezione eventi e TV Week, appunto la sezione dedicata alla Trading Week. Vedete qui abbiamo veramente tantissimi nomi di protagonisti che interverranno. E allora c'è un altro evento, chiamiamolo così, che ha dato la possibilità di osservare da vicino le sfide dei migliori trader italiani. Noi di questo parleremo nella tavola rotonda che durerà circa un'ora, quindi saremo live con voi fino alle 13. Io saluto tutti i protagonisti anche perché devo dare voce a loro perché sono tantissimi. Saluto Riccardo De Signori. Ciao Riccardo, benvenuto. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti gli spettatori. Buongiorno, buongiorno a Toni Cioli Puviani. Eccolo, ritroviamo anche qui Toni, bentrovato. Eccoli qui. Non sentiamo Toni, lo vediamo, ma adesso tra poco lo sentiremo, sono sicura. Sì, Francesca, eccolo, ecco. eccolo, perfetto. Ciao Buongiorno a Toni. tutti, ciao. Buongiorno, buongiorno. Francesca Fossatelli. Ciao Francesca. Poi Ciao Manuela, buongiorno a tutti gli spettatori. Pietro Origlia, eccolo lì. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Luca Padovan. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Ecco, li ho salutati tutti e cinque e allora tra poco li cominceremo a sentire nel dettaglio. Io subito faccio una cosa. Allora, visto che peraltro Pietro Origlia può stare un po' meno con noi, quindi tra poco andremo a parlare subito con lui, ma do la parola a Riccardo De Signori. Riccardo, tu in questa tavola rotonda mi devi dare una mano, nel senso che tu mi devi fare un po' da telecronista, mettiamola così, parlando del primo campionato dedicato ai trader. Questo è l'argomento di cui vogliamo approfondire tutte le specifiche tematiche. Allora, sei d'accordo? Certamente Mi farai Manuela, un po' guarda, da sono a tua telecronista. completa disposizione. Quest'oggi parliamo di InvestVia, un'iniziativa che è iniziata l'anno scorso in collaborazione con Fontobel e anche con le Fonti TV, nel quale abbiamo deciso di mettere quotidianamente nel concreto quelle che sono le indicazioni di trading dei trader che maggiormente spiccano nella scena del trading italiano e soprattutto andare a misurare i risultati. Infatti sappiamo che molto spesso vi sono queste diatribe fra quelle che sono le indicazioni che vengono date e poi i reali risultati ottenuti dai trader. Bene, abbiamo deciso di creare due squadre, mettere 10 trader uno contro l'altro e sfidarsi a suona di trade ogni giorno e misurare quelli che erano i trader più bravi e quelli più profittevoli, non solo nella singola giornata, ma anche nel lungo periodo. Ecco Riccardo, anche perché partiamo da una premessa che ci sta un po' accompagnando durante questa Trading Week, che peraltro è in linea con quello che già tu dicevi, che il trading online, insomma, ha ricevuto questa spinta propulsiva, no? Nel periodo del coronavirus, un po' perché tutti abbiamo dovuto stare a casa, tutti abbiamo dovuto prendere un po' più confidenza con vie tecnologiche e digitali e quindi di conseguenza ancora anche il trading è stato davvero, come dire, osservato da vicino anche da chi forse non aveva mai avuto alcuna vicinanza. Confermi anche tu? Ti confermo che abbiamo vissuto, diciamo, un'età dell'oro nelle settimane scorse, quelle caratterizzate per l'appunto dal lockdown, ma uno degli obiettivi fin dall'inizio di InvestTV, dell'iniziativa, è stato quello di dare un taglio educational anche ai trade e far vedere come i trader vanno a ragionare sul mercato, perché è una cosa molto importante, probabilmente emergerà se non è già emerso nel corso di questa settimana che avete dedicato al trading, come sia un lavoro da affrontare come tale. Dunque, e i professionisti operano andando a vedere tutte le interazioni che vi sono all'interno del mercato e poi vanno a selezionare uno specifico strumento su cui operano. Però, insomma, non si può guardare solo quello, bisogna avere una visione molto ampia e questo è emerso in modo chiaro ed evidente durante InvestTV. Ok, allora tu hai parlato di due squadre. Come tutte le star, dai, lo prendiamo un po' in giro, Riccardo, che si rispettino, appunto, c'è Pietro Origlia che dovrà lasciarci un po' prima rispetto alla fine di questa tavola rotonda. Quindi diamo precedenza a lui e
E perché l'ho definito star? Anzi, raccontacelo tu. E dicevo, come tutte le star che si rispettano, si fa desiderare, quindi insomma parlerà e poi andrà, no? Lascerà giusto, darà solo un tocco a questa tavola rotonda. A parte gli scherzi, perché Pietro Riglia vale la pena di sottolinearlo? Insomma, che cosa ha combinato durante questa sfida? Beh, Pietro è stato il trader che fra i 20 trader in gara è riuscito ad ottenere la miglior performance all'interno della singola giornata. Con un'operazione su STM è riuscito a portare a casa 27,72 punti percentuali grazie appunto a una trade che ha sfruttato l'effetto leva dei certificati a leva su cui venivano messi in campo questi trade. Però lascio a lui la parola per spiegare anche le metodologie che ha utilizzato nella selezione. Non ha fatto solo una singola performance positiva, ma ne ha fatte diverse, Ecco, ma è stata la migliore all'interno della singola va giornata. bene, intanto io sto scorrendo anche sul sito con tutti i protagonisti delle due squadre, appunto, e vediamo Pietro Riglia. Pietro, insomma, se ti senti un po' una star, adesso io ti ho definito così. No, dai, cerchiamo di volare sempre bassi, perché poi si rischia l'effetto contrario. Quindi si cerca di fare sempre il meglio. E come diceva Riccardo, abbiamo in questi 6 mesi queste sfide tra noi, cioè siamo tra praticamente quasi tutti, ci conosciamo quasi tutti. E nella mia operatività, è stato il periodo appunto del lockdown, è stato quello di andare a osservare, a prendere, e durante quel periodo a scovare soprattutto i settori che in quel periodo hanno spinto il famoso rally sui principali mercati azionari e da Wall Street e poi anche in Italia. Quindi aver visto quali erano i settori in quel momento che andavano per la maggiore, quindi quali erano quei titoli che avevano un'ottima settore, che avevano un'ottima forza relativa, e in quel settore poi ho trovato, naturalmente studiandola giornalmente, il titolo STM, che poi ha cavalcato anche il rally del Nasdaq, e nelle diverse occasioni in cui sono stato ospite su InvestTV è stato più volte il mio titolo preferito, ovvero nelle fasi correttive, quindi nelle fasi correttive di breve, all'interno di quella tendenza rialzista che si era innescata tra marzo ed aprile. Il titolo è stato sempre oggetto delle mie operazioni e, come diceva Riccardo, ci ha sempre portato ottime performance, sfruttando appunto i certificati, che poi bene o male l'operatività su STM, l'operatività che quotidianamente, cioè nel senso il tipo di operatività che ho attuato su STM, è l'operatività che poi mi vede giornalmente, quando opero sui mercati e finanziari, andare sempre a cercare di operare in tendenza, e sia soprattutto in tendenza appunto rialziste o ribassiste, e quindi cercare nelle fasi di breve eventuali pullback, siano se al rialzo o al ribasso, per appunto entrare in posizione. Quindi questo vale anche quando si opera short, ovvero una tendenza ribassista, e quindi nelle eventuali fasi di rimbalzo e di pullback rialzisti di breve, e sfruttarli per in quel caso entrare al ribasso. E quello credo che il trader deve fare: cercare sempre di andare dalla parte dove il vento sta andando, dove il mercato sta andando. E Sì. immagino e so spesso e volentieri che invece la maggior parte, poi è naturale che poi sappiamo tutti la statistica, che il trader inesperto spesso e volentieri viene sbattuto fuori dal mercato, è quello invece di andare sempre contro trend e cercare di andare ad acquistare, ahimè, titoli che invece proseguono la loro discesa. Li abbiamo visti anche durante questo rally che abbiamo visto sui nostri mercati, che nonostante il rialzo, il rimbalzo, ci sono titoli che comunque invece stanno andando dalla parte opposta, proseguono il trend ribassista, e sono, ti dico, i titoli che vengono maggiormente acquistati, ovvero si fanno prendere dalla voglia che prima o poi il titolo rimbalza, prima o poi il titolo torna ad essere acquistato, e invece, ahimè, è una operatività e una strategia che 9 volte su 10 ti sbatte fuori dal mercato. Ecco Pietro, tu faccio ancora una domanda a te, così poi ti lascio andare e poi vado anche perché, insomma, sempre guardando il sito, ovviamente sia Luca Padovan, possiamo inquadrarlo, sia Tony Cioli Puviani hanno preso parte allo stesso campionato, quindi sentiremo anche loro, sia da insomma, sotto l'aspetto più di sfida, sia anche in generale a riflessioni intorno al mondo del trading in questo momento. Tu hai detto delle cose interessantissime che ci riportano proprio nel contesto che stiamo vivendo. Tu hai parlato del trader, diciamo, del
di quello che deve fare correttamente un trader, deve seguire i mercati. Ecco, in questo momento i mercati in realtà però, appunto, ed è qui la difficoltà, ti chiedo una specifica su questa, perché l'obiettivo di queste tavole rotonde è anche di educazione, no? Finanziaria, educazione al trading. Mercati che non hanno una direzione ben precisa, quindi ancora di più bisogna sapersi muovere, no? Sembrano concetti banali, ma non lo sono, quando si ha a che fare con il trading, appunto, Pietro. Sì, sì, confermo. E sono mercati, sono diventati nel corso degli ultimi mesi mercati difficili. La paura, il timore che ho io è che molti, lo dicevi tu all'inizio, il boom che ha avuto il trading online, io credo che molti si sono fatti anche prendere da questi importanti rally che si è vissuto sui mercati per entrare in questo mondo, gente anche, possiamo dire, gente che di trading ne sentiva solo parlare, quindi la fame di facili guadagni che invece non ci sono, e questo dobbiamo sempre sottolinearlo, i facili guadagni nel trading in questo lavoro non ce ne sono, perché dietro un guadagno c'è sempre uno studio, c'è sempre anni di studio, e non è facile appunto entrare in questo mondo e pensare, credere che in pochi giorni tu possa raddoppiare il capitale che metti a disposizione. Ti dico questo perché in questi mesi di lockdown, tantissime anche le mail che ho ricevuto da parte di persone che nemmeno sapevano cosa fossero, come si sviluppasse, cosa significava anche andare short, andare a ribasso. Quindi questo ti fa capire in questo periodo quante persone sono entrate in questo campo, in questo settore, e la paura è appunto quella, di essersi fatti venire l'acquolina, appunto, come si vuol dire, in bocca, sperando, vedendo che praticamente i mercati salivano, e quindi credono che entrare e investire sia facile e ti porta in poco tempo e guadagni appunto. Il classico specchietto dell'allodole, il prodotto civetta, l'abbiamo detto più volte anche in questa giornata, e ci torneremo sul rischio bufale, truffe, insomma, e soprattutto per chi non è formato, Pietro, sì, concludi. Come in tutti i settori, certo, assolutamente sì. Ottimo, peraltro adesso parliamo proprio di questo obiettivo educational anche con gli altri miei ospiti. Pietro, a questo punto, complimenti ancora per la tua performance e poi ci risentiamo. So che tu sarai... Giovedì. Esatto, sarai protagonista con noi ancora giovedì per la nostra Trading Week, ti seguiamo naturalmente anche su Trend Online, insomma, ti seguiamo in generale. Grazie mille per aver preso parte a questa tavola. Grazie a te, grazie a voi, grazie a Riccardo, InvestiV e soprattutto anche a Bontobella. Assolutamente. Allora, grazie, intanto salutiamo lui, tra poco torno dagli altri miei ospiti, perché appunto, come detto, uno degli obiettivi sia della Trading Week, ma anche, come avete sentito, di queste iniziative del campionato del trading, comunque tutto quello che ruota intorno al mondo del trading è di educazione finanziaria. Motivo in più, e ribadisco il concetto, ma credo che anche voi sarete allineati, anzi se avete esperienze da questo punto di vista fateci sapere, già in passato avete provato a segnalarci casi di situazioni poco chiare, quindi possiamo magari approfondire l'argomento, ma insomma soprattutto in un momento in cui c'è stato un boom, un vero e proprio boom di trading online, nel quale sono subentrate persone che non, giustamente, perché non hanno mai avuto a che fare, non conoscono, no? le situazioni base del trading. E allora io voglio andare proprio da Francesca Fossatelli, perché la mission di Fontobel, insomma in generale, e anche in altre occasioni ne abbiamo parlato, Francesca, è proprio quella di educare. Confermi, insomma, alla base c'è questo fondamentalmente, al di là poi della sfida, del divertimento, dell'entusiasmo, no? Per il mondo del trading. Corretto, abbiamo proprio lanciato la maggior parte delle iniziative, se vogliamo, che abbiamo lanciato negli ultimi anni, sono proprio volte ad educare il pubblico di investitori. Quindi partiamo dagli investitori, diciamo, che non hanno una vera e propria formazione finanziaria, su cui abbiamo realizzato anche delle domande frequenti. Abbiamo più di 100 domande e risposte che partono proprio dalle basi, quindi che cos'è un'azione, che cos'è un'obbligazione, che cos'è un certificate, fino poi ad andare a educare i trader, se vogliamo, un po' più sofisticati. Perché effettivamente InvestiV già presuppone un certo livello di conoscenza finanziaria, perché aiuta
gli investitori non solo a comprendere, specialmente nella puntata del venerdì che dedichiamo sempre allo sviluppo, diciamo, educational di alcuni strumenti, quindi ci focalizziamo magari delle volte appunto sui leva fissa, sui turbo certificate, abbiamo dedicato proprio delle puntate sulle nuove emissioni, quindi come funzionano proprio i singoli prodotti, alla copertura del portafogli attraverso i certificati, quindi anche argomenti, se vogliamo, un po' più avanzati. Allo stesso tempo, nelle puntate giornaliere diamo degli spunti operativi. Quindi l'idea è quella di non solo investire nella cultura finanziaria a livello di prodotto, ma anche a livello, se vogliamo, psicologico. Quindi capire come ragiona il trader. È proprio questa l'idea. Come ragiona il trader che ha avuto successo in questi anni nei mercati? Come ragiona il trader che riesce a fare performance giornalmente, quindi non spot, ma nel lungo periodo, quindi all'interno delle singole giornate di negoziazione, facendo vedere sia le performance positive che negative, perché all'interno, diciamo, delle nostre tre edizioni del campionato in realtà abbiamo visto giornate in cui siamo andati in stop loss e di qui proprio l'importanza di impostare uno stop loss quando si apre un certo tipo di posizione, così come giornate in cui siamo andati a target. Certo. Quindi questo è sicuramente un elemento molto educativo che fa sì che effettivamente il cliente può guardare la TV inizialmente e capire come funzionano i mercati, come funzionano i diversi sottostanti, come funzionano i certificati, per poi decidere di investire. Quindi è proprio un'educazione, se vogliamo, sul campo. Sì, 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 assolutamente. Infatti è, lo abbiamo detto, Francesca, anche in apertura, che è proprio il modo di consentire a chi vuole entrare e subentrare nel mondo del trading di avere a che fare sul campo, live, attraverso le sfide in questo caso, ma insomma attraverso l'operatività di chi invece opera nel settore, appunto, ripeto questa parola, da tempo, quindi consentire a chi vuole avvicinarsi di avere proprio una vicinanza totale, insomma, a quello che succede sul campo. Tu hai detto una cosa interessante, così poi do la parola a un altro relatore, a un altro ospite, come ragiona un trader, perché a volte si dà per scontato, e torniamo al discorso di prima, no? Di quando ci sono i boom delle cose, diventa quasi una moda seguire una cosa piuttosto che un'altra, non si studia più, non ci si forma più, no? Francesca, è questo l'errore più frequente, soprattutto quando siamo bombardati da messaggi falsi legati al mondo del trading. Corretto, e in effetti è proprio da qui che siamo partiti, quindi l'idea è quella di dare una formazione continuativa, quindi noi giornalmente abbiamo un programma TV che permette ai nostri investitori di rimanere aggiornati sui mercati, abbiamo delle newsletter, tra cui una newsletter proprio scritta da Tony Cioli-Puviani. Sì. Che è, devo dirlo, uno degli articoli che leggo più volentieri durante la settimana, e questo sicuramente aiuta gli investitori, proprio perché una persona come Tony, appunto, che è sul mercato tutti i giorni, così come loro, quindi che se vogliamo è sul fronte, no? Sul fronte, sì, di battaglia. Certo, assolutamente. E tutti i giorni effettivamente ricevere degli spunti operativi, delle newsletter, sentire che cosa ne pensano i trader, aiuta sicuramente ad avere una maggiore consapevolezza. Ecco. E questo è l'obiettivo con cui abbiamo lanciato appunto il campionato. Ecco, Tony, ti sei sentito chiamato un po' in causa, forse? A questo punto do la parola a te. Direi di sì, insomma, non puoi che dire qualcosa a questo punto. Come ragiona un trader? Come ragiona Tony Cioli-Puviani? Sentito chiamare in causa con piacere. Effettivamente sì, noi cerco di trasmettere il sabato mattina le idee, la sintesi di quelle che sono state le mie idee della settimana precedente, cercando anche degli sviluppi potenziali per dare delle idee successive agli investitori, più che altro agli investitori che trader, e quindi questo è il nostro obiettivo, sulla quale spesso traiamo anche spunto per costruire dei certificati. Adesso sì. Mi scoccio a fare quello che dice, l'aveva detto, però ecco, in questi ultimi mesi ho fatto addirittura due newsletter o due weekly note sull'oro, addirittura dedicando un
target in tempi non sospetti, eravamo a fine aprile a 2000 dollari, ma l'avevo, ho sbagliato, posso dire, perché l'avevo pronosticato per il 2021, inizio 2021, su cui abbiamo costruito un certificato che tra l'altro è stato molto tradato, molto acquistato dagli investitori e che sta andando benissimo. Adesso ho fatto questo spunto perché ogni tanto, così spieghiamo anche la missione mia con Fontobel, è quella, certo, oltre di cercare di dare qualche indicazione, education, ecco, quello che mi interessa a me è cercare di dare educazione tramite quello che scrivo, che sono argomenti dove cerco di spiegare, anche operativi, però di spiegare un po' le motivazioni del perché magari mi oriento su una scelta piuttosto che un'altra, ecco, e quindi l'esempio dell'oro adesso è stato calzante perché è andato bene, qualche volta diamo anche solo un panorama generalizzato sugli indici, in genere prendiamo gli indici principali come il nostro FTSE MIB italiano, il Nasdaq, lo Standard & Poor's, il DAX tedesco e questo, o cerchiamo anche di spiegare le politiche monetarie fatte dalle banche centrali come effettivamente possono incidere sull'andamento degli indici e anche conseguentemente su alcuni titoli, e questo è quello che ci spieghiamo. Effettivamente l'intento è quello proprio di trasmettere le sensazioni, io sono note che faccio proprio, sono dei miei pensieri, delle sensazioni che raccolgo magari dal lunedì fino al venerdì su quello che succede, mi annoto qualche cosa e poi faccio un collage di idee che raccolgo il sabato o la domenica e poi introduciamo nella weekly note che è pubblicata, oltre che sulle mie bacheche di Facebook, anche la mettiamo, e di LinkedIn, la mettiamo anche nel sito ufficiale di Fontobel Italia, nella sezione weekly note. Certo. Ecco Tony, poi farò la stessa domanda anche a Luca Padovan, ma la faccio prima a te. Se ti dovessi chiedere in breve che cosa significa diventare trader oggi, così almeno, visto che stiamo parlando di formazione e di educazione, che cosa risponderesti se, insomma, una platea ti facesse questa domanda, cosa che penso ti faccia, domanda che penso ti facciano, non credo che sia una domanda così originale, però insomma piacerebbe fartela anch'io. Oddio, diventare trader oggi è... Io rispondo sempre sinceramente, cioè non è un mestiere che secondo me, io rispondo un po', sì, deluso, certo, in te, che è solo quando si dice studio, lavoro, studio, secondo me no, è una banalità, è chiaro che un po' di studio, un po' di preparazione ci vuole. Io sono preparato perché faccio questo e sono in questo ambito da tantissimi anni, per cui non mi è più difficile percepire quello che deve fare una persona appena entrante, però dico subito che oltre a una preparazione, e io consiglio innanzitutto quella di carattere fondamentale, però è un consiglio mio assolutamente, quella delle news, cioè essere sul pezzo e attenti a quello che succede sia dal punto di vista geopolitico, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista delle azioni della banca centrale, e capire gli strumenti è la cosa più importante, studiare gli strumenti, che cos'è un future, che cos'è un contratto derivato, che cos'è un'opzione, cos'è uno swap, che cos'è il VIX, cos'è il contango, cos'è la backwardation. Questa è la prima cosa assolutamente che bisogna fare, e quello che poi cerco di fare anche sforzandomi, facendo vari articoli dove sulle mie bacheche dei social network, e questo è quello che dico. Diventare trader, un minimo, purtroppo, va detto, ci vuole un minimo di talento, e okay, questo è innegabile, è come voler fare, non che fare il trader devi essere una persona straordinaria, non voglio dire questo, però se vuoi giocare a pallone, io non avrei mai potuto giocare a pallone, a calcio, neanche in Serie C2, perché non avevo un minimo di talento. Nel trading, oltre la passione, ci deve essere una predestinazione, una capacità di capire che se vuoi fare questo devi rischiare, per cui evitare i rischi, alla fine il rischio è l'unico problema
propellente per l'investimento, io vado un po' contro tendenza, per cui sapere accettare il rischio e calcolare in ogni istante il rapporto rischio-rendimento, e questo è più un'arte che una capacità. È ovvio che se uno ha un minimo di preparazione e di talento in questo senso, poi lo studio, l'attenzione, l'esperienza può portarti al compimento della finalità che ti proponi, sì, e quindi fare il trader. Certo, ecco, certo, assolutamente. Luca, insomma, arrivo da te anche con questa sollecitazione per poi fare dei passi avanti. Abbiamo sentito Tony dire anche, non mi piace dire ve l'avevo detto, però insomma poi spesso forse ve lo siete sentiti dire anche voi, Luca, quante volte te l'hanno detto quando hai deciso di lavorare in questo ambiente? E poi ovviamente questo è giusto un cenno per chi ci segue, per chi vuole capirne di più, ti chiedo rispetto al campionato, l'importanza anche di fare un campionato del trading come questo e in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Uniamo questi punti. Guarda, sicuramente è stato un ottimo momento fare, cioè il campionato durante il lockdown è stato qualcosa di molto bello per me, perché ci sono stati dei momenti unici dove c'è stata un'esplosione di volatilità in tutti i sensi che difficilmente, cioè che probabilmente rivedremo più avanti, ma che non vedevamo da tantissimo tempo. L'ultimo decennio era stato con qualche momento di instabilità alla fine del 2018, nel 2015, ma tendenzialmente un po' monodirezionale. Invece il 2020 per un trader, insomma, la volatilità è il sale del trading, è stato un anno molto importante. Personalmente per me è stato un anno molto molto positivo, un anno, insomma, questo primo semestre che abbiamo chiuso molto positivo, e condivido tutto di quello che diceva Tony prima. Tony lo sa, io sono un suo seguace, quindi io condivido appieno quello che ha detto lui. Quindi una persona, se si deve approcciare e dice voglio iniziare a fare il trader, voglio capire, voglio provare, è vero, è importante studiare come si dice, come ovvio che sia, ma più che tantissimi libri di teoria, capire veramente gli strumenti, perché sembra una banalità, ma c'è chi conosce tantissima teoria e non conosce nulla o quasi nulla, diciamo, degli strumenti finanziari. E essere aggiornati, conoscere la macroeconomia, essere sul pezzo, cioè sapere oggi perché il prezzo si muove in una determinata direzione, è fondamentale sapere cosa è successo. E non che quando è successo e poi non puoi farci comunque niente, però gestire il rischio, esatto, è la cosa principale. Cioè se uno inizia, partire da lì, cioè capire, ok, voglio iniziare a fare questa cosa, devo iniziarla a fare con soldi veri, ma con che quantità di denaro, con che quantità di denaro in relazione a quello che io posso sopportare come perdita. Certo, cioè, certo. Per esempio, Luca, guarda, per esempio Luca, dando proprio dei riferimenti pratici, adesso in questo momento mi è apparso un flash, no, di agenzia, le borse potrebbero proseguire nel loro rialzo anche nel secondo semestre dell'anno. Certo, questo non lo possiamo sapere, che è quello che stai dicendo esattamente tu, però conoscendo gli strumenti a disposizione, quello che potrebbe succedere, anche basandosi su dei pregressi, no? Se hai fatti pregressi, che poi non è detto che si replichino, però avere la coscienza di quello che potrebbe succedere e arginare il rischio è fondamentale. Insomma, tanto per intenderci, è chiaro che tu stesso non sai se effettivamente i mercati saranno al rialzo o al ribasso nel prossimo semestre, appunto. Così diamo anche degli esempi pratici e concreti. È assolutamente chiaro, cioè nessuno ha la sfera di cristallo, no? Chi dice, cioè, nessuno può prevedere. Posso pensare a uno scenario, posso avere una propensione a dirti, secondo me è più probabile che succeda questo rispetto a che succeda il contrario, però mi devo prendere un rischio, e quindi che tipo di prezzo do a questo rischio, che tipo di ritorno mi aspetto. In base al tipo di rischio e al tipo di ritorno alloco una parte del mio capitale, una parte della liquidità. E ovviamente più alto il rischio e minore deve essere la liquidità allocata, cioè sembra un'ovvietà, però, però poi nella pratica non è così, cioè esatto. Nella pratica poi vengono fatti i danni. Luca, ma com'è andato per te il campionato? Poi non l'ho chiesto a Tony, vabbè, glielo chiedo dopo. Per me è andato molto bene, perché alla fine non mi ricordo il punteggio esatto, ma ho chiuso con un più 75% di consolidato. Sì. E più o meno, adesso non mi ricordo, punto più, punto meno, ero arrivato quasi al più 100, ero arrivato a 99,9, 99,8 a maggio, e poi da maggio fino a fine giugno non ho centrato la maggior parte dei segnali indicati, e quindi ho avuto
una leggera flessione, però è andata molto bene. Considera che io mi concentro su pochissimi strumenti, sì, e quindi sono abbastanza specializzato su linee iniziazionari per quanto riguarda il DAX in Europa, S&P e Nasdaq negli Stati Uniti. Ho seguito tantissimo, ho battuto tantissimo il Nasdaq in questo primo semestre, sia in un senso che nell'altro, e ci vuole anche una dose di fortuna, nel senso, certo, ci vuole, okay, tutto, insomma, per fare il risultato. Certo, certo, assolutamente. Tony, scusa, mi chiedo anche a te com'è andata, poi vado da Riccardo. Io, guarda, sì, la mia posizione consolidata non lo so, credo sia positiva, ma di poco. Vado a sensazione perché non l'ho tenuta, perché sostanzialmente non è che abbia azzeccato, sono stato chiamato tante volte, ma almeno oltre la metà delle volte non sono andato a target, per cui mi ricordo più o meno una metà delle volte, ho alternato anche delle bellissime operazioni, ho compreso l'ultima che a momenti agganciavamo la squadra azzurra, perché insomma abbiamo rischiato con una leva massima e siamo arrivati a fare, non so, non mi ricordo bene, però quasi il 20% con una sola botta. Però sinceramente la mia prestazione, a differenza magari di quella del 2019, questo 2020 di Covid, è iniziata bene, poi ho avuto qualche battuta a vuoto, ma direi sul 6 meno, ecco. Okay, adesso okay, non so i dati, okay, ma non sono contentissimo, anche se ho fatto delle belle prudenze, ma anche delle belle cavolate. Oh, guarda, c'è Antonio che scrive: Tony lascia sempre a bocca aperta per quanto è bravo, per quanto è sincero, vedi? Giustamente bisogna anche saper riconoscere quando i risultati non sono magari uguali alle aspettative, no? Questo è vero, questo è onesto. Allora, Riccardo, lascio anche a te magari un commento ulteriore rispetto al campionato, ma visto che è emerso giustamente dagli interventi di chi ti ha preceduto la necessità anche di conoscere gli investimenti, gli strumenti finanziari ovviamente di investimento, soprattutto in un momento in cui più gente si approccia al concetto di investimento, di trading, in un momento di estrema volatilità e di prezzi che cambiano, no? Quindi la conoscenza ancor più degli strumenti a disposizione è fondamentale. Sì, assolutamente. Innanzitutto dico che sono di parte, perché sia Tony che Luca sono state due colonne portanti per la mia squadra e mi hanno accompagnato davvero in molte puntate e hanno dimostrato come con due strategie, due approcci diversi al trading, comunque si ottengono dei risultati incredibili. Luca, per dire, alla fine ha cercato di essere un po' più aggressivo, perché puntava ad avere un risultato stratosferico che mai nessuno ha avuto nella sfida di InvestV, ossia proprio superare il 100% con i suoi trade di ritorno. L'ha pagato un po' perché ha preso un paio di stop, però insomma ha chiuso oltre il 75% di rendimento, e direi un colpo da maestro quello di Tony nell'ultima puntata, quando si è preso la responsabilità di mettere anche comunque a repentaglio quella che era la performance aggregata della squadra con una leva molto elevata, e davvero per poco non siamo riusciti a fare il sorpasso al photo finish rispetto alla squadra azzurra, che appunto era quella che rappresentava le fonti TV. Quello che vorrei evidenziare, una cosa che proprio sì, è molto importante del contest che è emerso in tutti questi mesi, ma anche nel corso della passata stagione, innanzitutto che il trader professionista non punta a fare il trade della vita. Cioè, se ha una visione, l'oro sta a $1,300 l'oncia e ha un obiettivo a 2,000, il trader professionista difficilmente porterà fino a 2,000 quell'operazione, ma andrà a lavorare magari un giorno short, in un altro periodo long, eccetera, andrà a modulare in base ai temi della giornata, facendo ruotare più volte anche il capitale, e questo è importante. Un altro fattore fondamentale, secondo me, è che sui mercati si può vincere, così come ovviamente si può perdere, adottando metodologie e strategie completamente diversi. Un'ultima considerazione è che, non so, abbiamo sentito prima Pietro Origlia, miglior trade nella singola giornata, oltre 27 punti percentuali portati a casa utilizzando un sottostante, un'azione italiana, o piuttosto che abbiamo in collegamento ancora Luca Padovan, oltre 75 punti percentuali di performance non avendo mai tradato un'azione italiana. Cosa vuol dire questo? Che a seconda di quelli che sono
sono gli approcci al mercato del trader, vi sono anche diverse tipologie di strumenti da utilizzare. Adesso racconto un aneddoto veloce. Durante il contest, Tony prova a fare un'operazione sull'euro-dollaro, che è uno strumento che viene messo a disposizione da Fontobel tramite cover warrant. Aveva una leva eccessiva, Tony in quel momento era andato fuori dalla sua area di comfort zone che ha costruito negli anni. Quindi questo cosa vuol dire? Che la conoscenza, qui torno alla tua domanda, degli strumenti finanziari in termini di payoff, ma anche di reattività all'andamento dei mercati, è fondamentale, perché il trader, prima di tutto, per essere profittevole deve essere lucido e approcciarsi al mercato in modo sereno. E sembrano cose banali, ma assolutamente non lo sono. Io dico sempre che il capitale psicologico è il capitale più prezioso che un trader ha, perché i soldi si possono guadagnare e si possono perdere, ma il come si guadagnano e il come si perdono che è fondamentale. Anche perché, Riccardo, anche qui è una banalità, ma lo ricordiamo, perdere, ma questo nella vita in generale, ci vuole poco, riguadagnare e riprendersi ci vuole un po' di più, no? Quindi insomma, prevenire è meglio che curare, mettiamola così. Sì, scusa, ho perso un attimo il collegamento, non ho sentito la tua considerazione. No, la mia considerazione è molto molto semplice. Dicevo, Riccardo, che anche perché perdere è facile, riguadagnare è più difficile, prevenire è meglio che curare, insomma è una banalità, ma segue a ruota il tuo discorso. Sì, assolutamente. Una cosa che magari non sanno quelli che approcciano il trading per le prime volte è che però il trader professionista parte dallo scenario peggiore. Quanto voglio perdere per fare questo trade? Cosa dice il mio piano di trading? Viene impostato un livello di stop e poi ci si va a vedere quello che è il target, perché è questo trade-off, ma un professionista va sempre a pesare da prima lo scenario peggiore, perché appunto non bisogna bruciare il capitale psicologico, questo è fondamentale. Ecco, Francesca Fossatelli, tu prima parlavi di più di 100 domande che vi arrivano, quali sono quelle più frequenti? C'è anche questa, immagino, rispetto a come il trader professionista deve approcciarsi, come ragiona, insomma, tu lo dicevi prima, no? Hai usato questa espressione, quali sono quelle più frequenti? Ce n'è una su tutte, due, tre, insomma, lascio a te raccontarci un po' le sollecitazioni che arrivano. Ti sentiamo un po' male, Francesca, non so se devi attivare qualcosa, vediamo, ecco. È meglio? Prova a parlare, forse adesso è un po' meglio. Ehi? Sì, vai. Vi dicevo, effettivamente la maggior parte delle domande che ci arrivano, ovviamente essendo un emittente, sono proprio sui prodotti. Sì. E alcune domande ci dimostrano proprio che effettivamente non c'è quella cultura finanziaria che ci aspetteremmo che l'investitore abbia quando opera sul mercato. Quindi delle domande, delle volte, sono delle domande, se vogliamo, basiche, che però sono fondamentali per capire lo strumento. E quindi il mio consiglio che mi sento di dare proprio dopo anni, se vogliamo, che seguo i clienti, sia privati che clienti istituzionali, è quello di chiamare. Abbiamo un numero verde, si chiama direttamente, rispondo anche io oltre che tutto il mio team, e in quel caso, chiamando, nel caso in cui si abbia una qualsiasi domanda, anche quella che può sembrare più banale, ci si tolgono i dubbi, perché c'è uno specialista di prodotto che aiuta il cliente a capire come funziona il prodotto. Quindi abbiamo tantissime domande, in genere molto diverse tra loro, ma la maggior parte delle domande sono abbastanza simili, il che ci dimostra che delle volte magari non si è letto diciamo il documento Final Terms, il KID, o magari non si è letto banalmente anche la brochure di marketing, il che significa che semplicemente chiamando si ottengono le stesse identiche informazioni in modo molto semplice. Quindi il mio consiglio è: chiamate il numero verde, perché questo è un tool gratuito a disposizione di qualsiasi investitore e è una linea diretta con uno specialista di prodotto, che è una cosa che esiste sul settore finanziario, non esiste in altri settori. Quindi è sicuramente un servizio di cui avvantaggiarsi. Ottimo. Oltre a questo,
ovviamente abbiamo tantissime domande anche sulla gestione, diciamo, del proprio portafoglio di investimento. Quindi abbiamo, oltre diciamo, gli strumenti a leva che vengono utilizzati all'interno delle singole giornate di trading proprio durante il campionato di InvestEV, abbiamo anche gli strumenti di investimento, quindi i certificati della tipologia Cash Collect che pagano premio. E lì abbiamo tantissime domande, perché quelli sono ovviamente strumenti molto diversi tra loro, e abbiamo deciso di lanciare diciamo, degli strumenti sempre diversificati proprio sulla base dell'andamento dei mercati. Abbiamo, come diceva appunto Tony, lanciato dei prodotti proprio in collaborazione con i trader, quindi pensati a quattro mani con i trader, e questo rappresenta sicuramente un vantaggio anche appunto in questo caso, vedere quali strumenti vengono pubblicati e quali sono le idee sulla base della quale l'emittente emette questa tipologia di strumenti. Abbiamo creato un tool inoltre che va a sintetizzare in un file Excel tutti gli strumenti emessi della tipologia Cash Collect, che quindi permette al cliente di trovare immediatamente il certificato certo, che stava cercando. Beh, quindi tutti un ottimo lavoro di sinergia, tool, no? Ecco, infatti. Esatto, quindi tutti questi piccoli tool possono aiutare il cliente a, tra virgolette, destreggiarsi in un mondo che è così pieno di opportunità e che quindi è necessario, tra virgolette, focalizzarsi su quelle più interessanti per il proprio portafoglio e quindi anche per il proprio rischio. Esatto, che possono diventare anche, insomma, personalizzate sicuramente, quindi sinergia. Allora Tony, cerchiamo di collegarci sia a quello che diceva anche prima Riccardo, cioè che un trader deve prepararsi al peggio e si prepara al peggio quando opera sui mercati, magari rendendo più attuale anche una sorta di considerazione, cioè a cosa secondo te in questo momento bisogna prepararsi, cioè operando sui mercati, visto che è un momento di tante incognite, poi peraltro è l'ultima settimana di luglio, entriamo nel mese di agosto, insomma sappiamo che è un mese dai volumi sottili ma che riserva anche sorprese, cioè con la sorpresa dietro l'angolo. Quali sono le situazioni peggiori che dovremmo tenere sempre in considerazione? Così, ma anche magari quelle migliori, non necessariamente dobbiamo trovare il risvolto negativo della vicenda, però siccome il periodo storico è quello che è, mi verrebbe da impostarla così la domanda. Tony? Ma io rispondo in maniera un po' anomala, nel senso che il mercato esprime un prezzo e i prezzi delle varie asset class, nel caso di un mercato, di un indice azionario, è la somma di prezzi di azioni. Questo prezzo però è un equilibrio di un confronto tra domanda e offerta, per cui la complessità del periodo è sintetizzata da un numero che è il prezzo. E quindi io non sono dell'idea che oggi sia un momento più difficile tradare del domani, ma sostanzialmente questo può essere solo un fattore soggettivo, cioè magari io mi trovo peggio in questo momento dove c'è effettivamente una contraddizione tra quello che succede dal punto di vista macroeconomico e delle new e gli andamenti degli indici che sono sostanzialmente molto rialzisti. Ma magari qualcuno che segue pedissequamente il trend, almeno a parole, o se ne frega di questi fattori, può trovarsi meglio, e viceversa succedono dei momenti in cui tutti li vedo disperati e io guadagno come guadagno un anno magari in qualche settimana, come magari è successo nel periodo di marzo, dove effettivamente per me sembrava di rubare i soldi ai bambini quando le borse scendevano da dei livelli che per me erano assurdi, e viceversa. Sì, sì. Detto questo, per me questo è un momento in cui evidentemente è una questione di mode. In questo momento abbiamo dei livelli ancora alti e quindi potenzialmente shortabili, ecco, per andare subito nel cuore. E quindi per uno, visto che ci sono adesso anche dei dubbi da parte degli operatori, non siamo la settimana scorsa, in questi ultimi giorni, insomma, diamo dei dati. In questo momento il future sull'Italia è a 19.780, quindi abbiamo visto 21.130 solo due lunedì fa,
8 giorni fa, e lo stesso discorso il Nasdaq, che bene o male eravamo a 11.050, l'abbiamo visto due volte. Insomma, siamo in un momento in cui c'è di nuovo un trading range dove sono lasciate per i trader le possibilità sia a rialzo sia a ribasso, e quindi è un momento che le insidie ci sono sempre, ma privilegiare un'operatività di breve periodo andando, e questo è quello che professo, contro trend, però qui il time frame la fa da padrone, lascia secondo me delle possibilità discrete di guadagno sia in modalità short sia in modalità long, proprio perché è un momento di indecisione, come poi sono tutti i momenti. Certo, quindi se devo dire, secondo me questo è un momento più facile oggi, parliamo di oggi, degli altri, perché probabilmente lo short ha più probabilità di arrivare del long, ecco, tanto mi espongo, e quindi secondo me è più facile operare oggi che magari in certi momenti dove magari con i record del virus, con i record dei morti, con i PIL che affondano in maniera clamorosa, magari il mercato ti fa un 3% al rialzo in una situazione che ovviamente per me, ripeto, per me soggettivamente non è congeniale, quindi è un momento favorevole e abbastanza semplice. Okay, ok, mi è piaciuta la tua specifica, intanto mi espongo perché ovviamente tra le righe hai dato delle indicazioni ben precise. Allora Luca, poi andiamo verso conclusioni, ma chiedo anche a te, insomma, quando si parla di cigni neri, peraltro quest'anno è iniziato proprio con il cigno nero per eccellenza, che è il coronavirus, insomma, come bisogna procedere? Così stiamo sull'attualità. Assolutamente, anche qui Tony mi trova pienamente d'accordo. In questo momento non è detto che sia appunto un brutto momento per tradare, soprattutto se parliamo di trading, se parliamo di utilizzare strumenti a leva e quant'altro, è il momento giusto per provare a prendere qualche short, perché secondo me la possibilità di uno short importante, insomma, dai, non così importante, ma cioè corposo, veloce e cicciotto, insomma, da portare a casa, si può verificare. È proprio un momento giusto dove, se dovessi allocare del rischio, lo allocherai così in strumenti a leva, no? Quindi sì. Per dire quello che parlavamo prima, no? Quanto sono disposto a perdere rispetto a quanto posso guadagnare? Beh, ecco, se io oggi penso di shortare un indice come potrebbe essere l'S&P 500 piuttosto che il Nasdaq, mi pongo già un livello di perdita in valore assoluto, no? In percentuale, che poi è la stessa cosa, però non mi pongo magari dei limiti per quanto riguarda il take profit, o comunque me lo metto molto molto ambizioso, che se sono anche fortunato, no, come dicevamo prima, di riuscire ad avere un movimento al ribasso importante, riesco a cavalcarlo, mentre non vedo dei movimenti della stessa forza al rialzo. Quindi se devo scegliere da che parte scommettere, da che parte posizionarmi, preferirei posizionarmi così, parlando di trading e parlando di strumenti a leva. Se invece parliamo di asset allocation, e quindi di lungo periodo, medio e lungo periodo, è ovvio che non posso ragionare short. In questo momento starei più che altro alla finestra, starei dentro in maniera molto leggera con l'azionario, aspettando di vedere cosa succede con le elezioni americane. Non mi aspetto dei crolli, cioè un cambio di direzionalità da qua a fine anno, perché finché non è chiara chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca, non penso che i mercati cambino prima proprio la direzionalità. Mi aspetto dei momenti di mare di incertezza, dei momenti di buco, dove allora poter guadagnare da queste okay. operatività di breve short, come ti raccontavo prima. Ok, Francesca, torno da te, poi vado da Riccardo per la chiusa, e così giustamente da buon telecronista chiuderà lui raccogliendo tutte le varie considerazioni che sono state fatte. Francesca, poi appunto lo dicevamo prima, in questo momento anche da un punto di vista di possibilità di investimento, di strumenti, insomma, ciascuno può davvero avere a disposizione un folto numero di possibilità a seconda delle esigenze, no? Ancora di più nei momenti in cui chiaramente le indicazioni vanno in zone diverse, in direzioni diverse, il momento in cui si parla di cigni neri. Stessa domanda per te, ovviamente con uno sguardo proprio concentrato sugli strumenti a disposizione. Sì, abbiamo, diciamo,
due tipologie principali di strumenti: gli strumenti a leva, i certificati a leva fissa in particolare adatti al trading intraday, quindi proprio a trading di brevissimo periodo, i certificati della tipologia turbo, che invece possono essere utilizzati per strategie settimanali, mensili o che appunto siano comunque di breve periodo, ma che possono, proprio perché non presentano il compounding effect a differenza dei certificati a leva fissa, essere utilizzati anche per strategie su impostate su più mesi. Inoltre sui Turbo Certificate abbiamo lanciato proprio un tool per la copertura di portafogli, che permette al cliente finale di capire come coprire il proprio portafogli azionario attraverso i Turbo Certificate. Quindi questo è un ulteriore spunto nel caso in cui, come Luca e Tony, si prevedesse un ribasso dei mercati. Inoltre abbiamo i certificati di investimento, i Cash Collect Certificate, che presentano delle barriere. La maggior parte delle barriere sono al 50%, quindi vanno a coprire il nostro capitale e a rimborsarci il valore nominale, magari anche a pagarci il premio, se il sottostante o i sottostanti non scendono di più del 50%. Quindi questo è un ulteriore elemento importante da tenere in considerazione se non pensiamo che ci siano appunto forti rialzi e vogliamo coprirci. Piuttosto che comprare l'azione, possiamo appunto valutare l'acquisto ad esempio di un cash collect che ci va a pagare un premio periodico, oppure se vogliamo investire su dei settori o su dei temi rilevanti come il tema gaming per esempio, o alcuni settori come il settore dell'oil. Inoltre abbiamo poi i tracker certificate, che non presentano la barriera a protezione del capitale, sono dei semplici tracker, quindi vanno semplicemente a replicare l'andamento di un basket azionario, quindi molto simile agli ETF, e questi sono impostati proprio su dei temi o su delle strategie efficienti. Quindi tutti questi strumenti possono essere utilizzati sia dallo stesso investitore o da diversi tipi di investitori a seconda del momento di mercato e a seconda delle proprie esigenze. Quindi tutti questi strumenti si trovano sul nostro sito certificati.fontobel.com, e come dicevo, per qualsiasi informazione c'è sempre il numero verde. Ah certo, esatto, dove rispondi anche tu, l'hai detto anche prima e lo confermo ancora io. Allora Riccardo De Signori, passo la palla a te a proposito di sfide per le conclusioni, a tua discrezione. Volevo proprio fare un fil rouge fra quanto detto negli ultimi interventi e tornare a quello che è l'elemento fondamentale della conoscenza. Abbiamo visto come uno strumento come il Turbo Certificates, che è stato utilizzato dai trader in gara per sfidarsi di trade a livello intraday, può essere utilizzato ora banalmente per andare a coprire i propri portafogli. Ecco dunque che la conoscenza permette di prendere delle posizioni, soprattutto di salvaguardare quelli che sono anche i guadagni. Ipotizziamo uno che ha acquistato a marzo e ha una posizione long sul mercato azionario, vuole cristallizzare quelli che sono i guadagni, ha una visione long ancora nel lungo periodo vedendo quello che è l'operato delle banche centrali. Ecco che con i Turbo Certificates short può proteggere da eventuali scossoni in questo mese di agosto che ormai stiamo per vivere. Ok. Va bene, allora io cosa dire, se non ci sono altri spunti che proprio come flash volete darmi, io lascio qualche secondo di silenzio. Ricordo che sì, InvestTV tutti i giorni alle 10 in diretta streaming sul canale YouTube di Fontobel Certificati, 7 di agosto l'ultima puntata prima di un paio di settimane di stop per la pausa estiva, e poi riprendiamo, e Tony Cioli-Puviani e ovviamente anche Luca Padovan saranno due componenti della mia squadra per la prossima edizione della sfida. Bene, perfetto. C'è qualcun altro che vuole alzare la mano? No. Io salutavo Manuela, salutavo tutti, è stata una bella una tavola rotonda, bellissima. Ricordo appunto che tra l'altro ci sarò il 31, è vero Riccardo? Il 31 luglio faremo questa puntata di fine luglio su InvestTV, e saluto tutti. Luca, ringrazio per la citazione. Luca sì, è bravissimo, io l'ho seguito tutta questo mese, questi mesi dove effettivamente non ne sbagliava uno. E saluto, un abbraccione anche a Francesca, che è lì che mi sente, ciao. Ottimo, assolutamente. Io approfitto, mi collego ai ringraziamenti e ai saluti che ha fatto Tony Cioli-Puviani per salutare tutti i miei relatori. Naturalmente vi aspettiamo presto anche sulle fonti TV, e quindi mi auguro di poter approfondire ulteriormente questi temi con voi. Saluto dunque Francesca Fossatelli, grazie Francesca. Grazie Manuela, grazie a
tutti e buona giornata. Buona giornata, grazie a Luca Padovan, grazie anche a te Luca e a presto sulle Fonti TV. Grazie Emanuela e un saluto a tutti. Grazie a Riccardo De Signori per aver fatto da collante anche rispetto a tutti questi ospiti. Grazie Riccardo. Grazie a te Emanuela per l'ospitalità. E grazie a Tony Cioli Puviani che insomma salutiamo ricambiando quello che ha detto lui poco fa. Grazie a tutti voi e grazie a voi che ci avete seguiti, telespettatori delle Fonti TV. Naturalmente la giornata è ancora lunga, perché subito dopo la pubblicità ritorneremo con i nostri approfondimenti, le pillole formative e informative. Sapete che anche per le Fonti TV la formazione è importante, quindi cerchiamo attraverso i nostri video di andare in quella direzione, e subito dopo vi parliamo appunto di qualcosa di interessante. Abbiamo citato più volte i cigni neri, il cigno nero del coronavirus, ma in questo breve video che vedrete ripercorriamo i cigni neri della storia finanziaria, quindi gli eventi improvvisi e più devastanti per i mercati degli ultimi 20 anni, e poi naturalmente tutti gli altri approfondimenti anche sulla nostra Trading Week che torna live dopo le 14 con Alexandra Giorgeva e tanti ospiti, tante tavole rotonde. Grazie per averci seguiti fino a qui, continuate a stare sulle Fonti TV, aspettiamo anche i vostri messaggi, mail, quello che volete. Buona giornata e a più tardi.